istruire questa conversazione che mi pare sia una festa. Oggi le luci ci aiutano a immaginare questo incontro come una festa. In presente io sono una giornalista della Stampa e perdo le cose. Mi chiamo Simone Cisciolacci, ringrazio molto Ivan per questo invito. Allora, oggi Silvia ha fatto delle presentazioni, Ivan neanche. Oggi parliamo del libro di Ivan, una versione di Ivan, una lunga versione. Chiacchieravamo prima della corposità di questo libro, che però in realtà si beve perché è un diario di bordo. Io lo definirei così, sull'avventura della politica. E dal momento in cui è entrata nella vita di Ivan. E c'è questa cosa interessante, perché la politica è arrivata nella tua vita non come la vocazione, così come ce la immaginiamo, ma a un certo punto c'era bisogno di te. E c'è stato qualcuno che te l'ha fatto capire. Io avevo bisogno di lei, forse anche. Non lo so, sì, è successo diciamo in modo abbastanza hollywoodiano. Io dico subito che questo libro è un libro, diciamo, ha ragione Simonetta a rassicurare i lettori, perché io stesso quando l'ho visto in casa editrice la prima volta mi sono sentito un po' in imbarazzo a proporlo alle persone che hanno tanto da fare e mollare 416 pagine di libro ci vuole, come dire, una certa faccia tosta. Però in realtà era un libro di cui avevo bisogno. Prima dicevo a Simonetta che in realtà il mio editor ha dato anche una bella ranzata, perché era lunghissimo. Si dice spesso che chi scrive un libro ha la sindrome della pagina bianca, io zero. Mi sono seduto e non ho smesso di scrivere perché avevo delle cose da dire. E in particolare, diciamo, fare politica oggi è secondo me complicato, perché tutto è troppo semplice, tutto è super semplificato. Ci dicevamo prima che credo che un tempo, forse quando io ero più ragazzo, c'era, quando succedeva qualcosa che non capivamo, la prima cosa che pensavamo di fare o che ci veniva proposta, forse era la scuola, non lo so, la televisione che era più lenta, i social media che non esistevano, ci chiedevamo perché, no? Succede una cosa che non mi è chiara, che mi sembra fuori dal, che non mi aspettavo, mi chiedo perché. Oggi invece ci scandalizziamo, cioè no? In questi giorni hanno dato 4.000 euro a tutti i parlamentari per comprarsi un computer. Ah! Schifo. Io nella vita precedente facevo il direttore del personale, no? E ogni volta che assumevamo un dipendente nuovo che entrava in ufficio, gli compravamo un computer, gli davamo una scrivania, un telefono, qualche volta una macchina. E 4.000 euro andavano di sicuro, no? Per cui uno vorrebbe leggere, hanno dato 4.000 euro ai parlamentari, se ne spendi 3,8 o 2.750, perché si rispondono 2.750. E poi perché normalmente quando uno arriva in un luogo di lavoro succede che ti viene un computer, un telefono, dappertutto. Però se i giornali scrivono volevano ridurre, poi si chiama. No, ma è che magari anche del lettore, anche del politico che non lo spiega lui forse. Oppure ci dicevamo prima, ogni anno un martedì escono i giornali e c'è scritto: ieri si è svolto alla Camera il dibattito su Giulio Regeni, la violenza sulle donne, quello che volete. Nell'aula erano presenti 15 parlamentari. E uno dice: scusa, ma erate 630? Solo 15, gli altri 615 sono impazziti, no? Tutti insieme, di tutte le partite, di tutte le latitudini, da Palermo a Trento, della morte di Giulio Regeni, quel giorno non gliene frega niente a nessuno. E tu poi leggi il titolo, il nome del giornalista che ha pubblicato l'articolo, ed è un cronista parlamentare che fa quello da 30 anni. Anche io adesso mi chiamo e dico: scusa, ma lo sai benissimo che lunedì non c'è nessuno in aula e c'è un motivo. Perché invece di scrivere ricordatevi questa data, solo 15 persone, non spieghi per esempio che i parlamentari non fanno i parlamentari soltanto se stanno seduti in aula, che il lunedì avviene una cosa che si chiama discussione generale, che secondo il regolamento della Camera non può avvenire nelle giornate di
che serve a trasportare il provvedimento dalla commissione all'aula. Le commissioni non hanno lo stenografico, nelle commissioni i verbali sono, diciamo così, fatti per riassunto, mentre quello che avviene in aula è stenografato, quindi ogni singola parola che viene pronunciata sta dentro il verbale. Quindi il passaggio di discussione generale serve a far transitare quella legge dalla fase di commissione alla fase d'aula. Ed è normale che non ci sia nessuno, ed è normale anche che i parlamentari torinesi vengano a Torino ad andare alla Camera di Commercio a incontrare le associazioni, che quelli di Palermo vadano a Palermo. È normale che noi dobbiamo studiare i provvedimenti. Io adesso, per esempio, sono nella giunta delle autorizzazioni a procedere. Se una procura della Repubblica chiede l'arresto di un collega e manda 2000 pagine per spiegare che vogliono arrestare quel collega, io le 2000 pagine le dovrei studiare, e lo faccio anche il lunedì. E quindi poi il martedì, quando si vota per quella mozione di Regeni sulla violenza sulle donne, che tutti abbiamo in aula, infatti da 15 diventiamo 600 quanti eravamo all'epoca, 400 adesso alla Camera, e se fosse spiegato così, che cosa servono 4.000 euro per comprare un computer, o che perché il lunedì l'aula della Camera va bene che sia vuota, poi uno può anche dire: ma che stupido regolamento, ma perché non lo cambiate? Va bene, però se uno dice le cose funzionano così, poi io penso che al di là del voto fuori sede e di altre questioni si capisca perché la gente vada meno a votare, no? E allora io, una delle cose che volevo provare a fare in questo libro era spiegare perché tante cose che creano scandalo in realtà hanno una ragione, perché molte cose, secondo me quasi tutto, ha una ragione, e questa ragione si può spiegare. E volevo anche raccontare un'altra cosa, è che la politica è fatta da persone. Io sono entrato in politica che avevo, sono entrato in Parlamento avevo 48 anni, e pensavo che i politici ragionassero soltanto razionalmente, cioè che gli statisti, quelli che prendono le grandi decisioni, lavorassero soltanto sulla base dei dati razionali. E invece non è così, perché la politica è fatta da uomini e donne che vivono gli stessi sentimenti delle donne e degli uomini di fuori, uno dei quali per esempio è la fiducia, il rapporto di fiducia. Quando due persone, penso ai rapporti internazionali, tra due capi di Stato che si fidano perché hanno sviluppato un rapporto interpersonale, le cose diventano più semplici, più facili, perché il rapporto di fiducia che abbiamo magari con un collega d'ufficio e che ci consente di rispondere a una telefonata, di abbreviare il processo organizzativo che magari avrebbe richiesto di passare per 10 uffici, 10 mail, 10 timbri, e invece lo fai venire così, quando due politici si fidano l'uno dell'altro, la cosa diventa più semplice. E questo per esempio è il problema per noi italiani che cambiamo governo spesso, perché questa costruzione del rapporto di fiducia richiede tempo. Nell'Unione Europea, per esempio, avere un buon rapporto con il commissario, quando mi occupavo di commercio estero, il fatto di essere diventato un buon amico della commissaria Malmström, che era la commissaria svedese del commercio, mi ha agevolato tantissimo. Io lavoravo per l'Italia e mi ricordo di quando sono arrivato invece quel rapporto di fiducia non c'era, non ho dovuto costruirlo. Banalmente ho scoperto che il fatto che io avessi lavorato in un'azienda americana e che quindi sapessi parlare inglese era più facile, perché se hai bisogno di un interprete la riunione di un'ora diventa di mezz'ora, e quindi aspettare che tutto venga tradotto. Quando io non parlo cinese, quando incontravo i cinesi era così. Per esempio, utilizzare un interprete non ti dà la possibilità di controllare le sfumature, e in politica le sfumature sono dannatamente importanti, quello che decidi di dire, quello che decidi di non dire, le nuance che decidi di utilizzare, il tuo linguaggio del tuo corpo, quando lo utilizzi, ma poi devi passare per un interprete che conta molto meno. Insomma, ho provato a raccontare la politica in questi 10 anni che ho osservato da vicino, perché io ero lì quando non siamo riusciti a eleggere il Presidente della Repubblica.
quello che succede in questi giorni, di grandi dimissioni delle donne, no? Dalla politica, che dicono che è un posto impraticabile. Ecco, questo vorrei sapere da voi, nel senso, è diventata più crudele, più macista, più difficile, o lo è sempre stata e Sturgeon, Arbern ci stanno dicendo che non ce la facciamo così, la struttura deve cambiare perché è inumana. Io credo che ci siano delle cose che sono, io insomma, quando Andreotti diceva che il potere lavorativo non ce l'ha, era un tempo diverso, più imbalsamato per la politica. Come mai adesso il potere l'opera che ce l'ha? Io sulle donne lascio la parola a Silvia perché poi dire mi posso immaginare come sia per voi, secondo me non funziona, nessuno si può immaginare come è per te. No, però magari è una cosa però che ci riguarda tutti. Sì, c'è una cosa che posso dire da diciamo da uomo. Oggi c'è una, ne parlavamo anche stamattina, c'è una grande confusione tra la politica e la militanza. Nel senso che una delle cose che dicevo prima, quando dicevo dello scandalo, dell'indignazione, è che i militanti hanno, secondo me, non soltanto il diritto, ma il dovere di pretendere tutto e subito. I militanti, i cittadini, chi vive un bisogno, ha il diritto, la necessità, il bisogno e proprio è giusto che la legittimazione a dire io ho un problema, tu politica me lo devi risolvere. Il problema è che i legislatori, i parlamentari hanno un altro compito che è quello di fare le leggi. E le leggi si fanno, come dice, come direbbe il falso Boscov su Twitter, legge è quando hai numeri in aula, cioè non ci sono le leggi. Allora, che cosa succede? Che avere una società civile che afferma dei bisogni e lo fa in modo stentoreo, per la politica è importante, perché quando tu ti siedi al tavolo della trattativa ti puoi far forte del bisogno che è espresso in modo forte. Però quel bisogno poi tu hai necessità di calarlo in una realtà, perché se non hai numeri, perché se sei José Luis Zapatero nel 2005 e hai la maggioranza assoluta, che te frega, vai là, si vota e la legge è fatta, puoi fare pure il matrimonio ugualitario nel 2005. Ma se i numeri non ce li hai, ti trovi davanti a un drammatico problema, che è quello di affermare un principio, come diceva un famoso Max Weber, famoso politologo, famoso filosofo della politica, c'è l'etica dei principi e l'etica della responsabilità. Cioè tu ti trovi nella scelta drammatica di o affermare un principio o di trovare un compromesso. E in questa fase storica, secondo me, chi fa politica ha molto meno spazio per il compromesso, che però è l'essenza stessa della politica. Nel senso che dire meglio nessuna legge che questa legge, detto nella bocca di un politico, è una specie di blasfemia. Nega la sua funzione e anche la funzione del Parlamento. Quindi le grandi leggi che hanno fatto avanzare questo paese, il divorzio, l'interruzione volontaria di gravidanza, la legge sulle unioni civili, nessuna di queste leggi è una legge perfetta, ma benediciamo il fatto di averle. Se avessimo detto meglio nessuna legge che una legge che preveda 7 anni di separazione prima di divorziare, non avremmo avuto il divorzio con tutto quello che ha comportato nella rivoluzione della nostra società. Però che cosa succede? Che un tempo tu ti potevi fare carico della mediazione e del compromesso perché tutto era più mediato, anche la comunicazione, il rapporto con gli elettori, il rapporto con i media era più possibile. Oggi che cosa accade? Che se un signore o una signora che hanno 28 milioni di followers ti mettono la loro manina sulla testa e ti dicono la tua legge che si chiama come te è così e così deve restare, tu non puoi modificarla più, perché se ti sguinzagliano questi 28 milioni di persone contro c'è un problema grosso. Però non
non sei più parlamentare, sei militante, diventi un militante. Se lo fa il presidente di Arcigay va benissimo. Se lo fa un parlamentare che deve portare a casa una legge va molto meno bene. Però il problema è che se perché non lo fa, perché è difficile farlo, perché quando poi decidi di farlo, come succede a me, mi trovo nella situazione che io ho avuto le associazioni gay di Palermo che sono scese in piazza contro di me. Cioè, hanno fatto una manifestazione in piazza contro di me, non contro Pillon, contro di me. Perché io ero percepito come una specie di traditore della patria. Cioè, quello che avevo detto, guardate che i numeri non ci sono, e qua andiamo sotto, e quindi dobbiamo trovare altri numeri, quindi cerchiamo di capire che cosa possiamo rinunciare, perché possiamo portare la legge a casa, che ancora una volta non sarà una legge perfetta, ma almeno ci consente di risolvere alcuni problemi. Poi ti trovi la tua stessa comunità che va in piazza contro di te. E qui, come dicevo all'inizio, siamo uomini e donne, quindi abbiamo un cuore, non è neanche facilissimo affettivamente, psicologicamente, vedere che la tua comunità, diciamo, rispetto alla quale io mi sento in debito, perché abbiamo portato a casa le mie civili, abbiamo fatto molte cose nella mia vita, credo di aver fatto molte cose, non fosse altro di essere uno che ha detto che era gay un secondo dopo essere sceso in politica. Questo è il paese nel quale noi abbiamo avuto un ministro delle pari opportunità che era gay e ha fatto il suo coming out anni dopo aver lasciato l'incarico. C'è un ministro delle pari opportunità che non si fida lui delle pari opportunità che rappresenta. Le associazioni LGBT hanno fatto una manifestazione contro di me, non contro il ministro delle pari opportunità, che era, come si dice nella nostra comunità, una delata. No, riguardo quelle parti. Allora, quello che dico è che la fatica del riformismo, la fatica della politica, la fatica di trovare un compromesso alto che ti consenta di far progredire il paese ha un prezzo molto alto, è alto. E diciamo, uomini o donne che si sia, non tutti sono disponibili a prenderselo, e se decidi di prendertelo ha un costo. Grazie. La tua risposta su questo tema qui. Allora, intanto ringrazio il circolo dei lettori, ringrazio te di essere qua sabato alle 18 a presentarmi il libro, tutti gli amici che sono presenti, e faccio questa premessa perché il libro di Ivan è un libro che ci rappresenta, che rappresenta una comunità, non rappresenta solo Ivan, e non rappresenta neanche solo la comunità LGBT, perché lui parla molto delle sue battaglie in questo settore, ma rappresenta la comunità di amici, di amiche che hanno deciso di fare politica come la fa Ivan, come la facciamo noi, cioè mettendoci la faccia e non mettendoci like, che non è spesso facile, però che comunque ti porta a guardarti al mattino e vedere solo le rughe che avanzano o i capelli bianchi che avanzano, però sentirti in pace con te stessa. E questo però è faticoso, certo. E se uno mi dice se la politica non è fatica, quando qualcuno mi dice mi piacerebbe fare politica, falla. Bueno, falla. Fai che sabato e domenica sei sul territorio, fai che sei sempre presente alle votazioni, che poi ero segretaria d'aula, da quei 15 che erano presenti io ci dovevo essere, perché se la delegata d'aula deve essere presente, può succedere sempre qualcosa, e non è che ero felice di essere il lunedì, perché avrei preferito stare sul territorio, stare con la famiglia, eccetera, eccetera. Vieni, scoprirai che il racconto che ti hanno fatto è un racconto falsato di due cose. Uno, guadagnate un sacco e non fate niente. E due, siete una casta di privilegiati che decidono più o meno con il pollice, come faceva Nerone, la sorte dei cittadini. Io ho grande rispetto degli organi di informazione, tanto è vero che quando la Russa, presidente del Senato, ha fatto una stoccata contro la stampa, che considero il giornale più quotidiano della mia città, ho difeso la stampa dicendo che nessun organo istituzionale può permettersi di beffeggiare gli organi di informazione. Detto questo, però, ci dobbiamo dire fino in fondo che, secondo me, visto che questo libro parla di populismo, il populismo ha avuto anche fiato grazie a un certo tipo di rappresentare la politica. Noi a
abbiamo avuto i 5 Stelle in tempi non sospetti con l'elezione di Bresso, presero il 5%, poi abbiamo scoperto che c'erano anche stati i brogli elettorali, però quel 5% fece perdere Marcello Espresso, là per là. Poi appunto la storia è stata descritta con i brogli elettorali, siamo potuti andare a notare, però intanto abbiamo avuto 4 anni di conta. Quando nacque quella parte lì, questo movimento qui, c'era un signore che scrisse un libro, La Casta, che dava, un giornalista, anzi due giornalisti, che dava fiato a quel modo lì di raccontare. Perché loro che dicevano che uno vale uno, che è una roba aberrante, uno vale uno, uno non vale uno, non perché tu non sei uguale a un'altra persona, ma perché tu sei rappresentato dalle istituzioni, uno vale uno vuol dire che non ci devono non soltanto essere il Parlamento, i consigli comunali, i consigli regionali, ma ci devono essere tutti gli organi intermedi, compresi i sindacati. E se uno vale uno, vado io a parlare con il datore di lavoro, non mi faccio rappresentare. È un'aberrazione, ma soprattutto è stato raccontato un modo di fare politica che, voglio dirlo, rappresenterà per qualcuno, perché quando c'è lo scandalo, poi, no, come dire, lo scandalo fa sì che, ahimè, questa descrizione talvolta trovi dei colpevoli, ma che non riguarda la gran parte delle persone che fanno politica. È come se noi dicessimo, non lo so, che tutti i professori sono delle persone terribili solo perché quel professore ha parlato dell'antisemitismo in quel modo, ma è stato uno. Nessuno ha fatto di tutto nel quadro fascio, non è uscito un libro, i professori sono dei caproni. Hanno giustamente detto che quello non meritava di fare il professore. Se lo fa un politico, eccola, siete tutti così. Allora, in un tempo in cui purtroppo la pandemia ha portato a fare passi indietro rispetto a molte delle conquiste che le donne avevano fatto, lo dico, io non sono madre, ma sono figlia di una madre anziana, quindi, e ho per fortuna una sorella che ha una grande pazienza, se ne occupa molto di più di me, e so cosa potete dire le donne che non potevano più fare il lavoro, che hanno cominciato a ritornare a casa per poter guardare i figli. E se la politica diventa una roba inutile, beh, io tra tutte le priorità come donna, avendo il lavoro, la famiglia, la casa, la salute dei miei genitori, cioè, non la faccio, perché se è inutile faccio le cose utili, e visto che quelle sono utili almeno nella gestione ordinaria della mia vita, quella diventa una cosa inutile. Tanto è vero che quando, dopo la pandemia, abbiamo cominciato a fare le liste per le comunali, che voglio dire, prima si ammazzavano le persone per potersi candidare, non c'erano donne disponibili. Continuiamo a dire, ma uomini, donne, uomini, donne, ma anche le politiche. Io guardo, qua abbiamo degli amici di Italia Viva che mi hanno aiutato a fare le liste, non le trovavi. Allora, non è solo il tempo, perché la politica è faticosa ed è inutile dire, no, guardate, c'è il tempo della politica, dobbiamo cambiare il tempo della politica e fare il tempo delle donne. Guardate, è una bufala, perché non c'è un tempo delle donne, non c'è un tempo degli uomini. Ho sempre fatto lavori dove purtroppo la prevalenza era maschile, non è che dicevo, no, scusate, adesso la riunione non la possiamo fare alle 21 perché il tempo delle donne fa sì che devo andare a prendere i bambini a scuola, che avrebbero licenziato dopo 30 secondi. Quindi, esattamente come non lo fa in ufficio, non lo fai quando sei in Parlamento, non è che alle 6 chiami la russa e dice no, guardate, ma in testa devo andare a casa e non possiamo fare mezzanotte per le votazioni, è una stupidaggine. Però la descrizione della politica fa sì che i giovani e le donne se ne allontanano in particolare. E questo libro racconta la fatica della politica. Io, a parte che l'ho visto nascere, perché essendo io i vantaggi, c'è anche Federico e facciamo le vacanze insieme, quindi ogni tanto mi diceva lui continuavamo a cazzeggiare, io andavo a scrivere il libro, e quindi lui scriveva il libro, quindi l'ho visto nascere questo libro. Ma racconta la fatica delle battaglie, e quando dico che è un libro di emozioni, che mi ha emozionato leggere, perché io ricordo gli attacchi di Ivan, io ad esempio lo sanno Davide Franco, che mi spiace che cito in continuazione, io non vado più a Debrani, a Torino, da quando Ivan è stato attaccato sulla legge sull'omofobia che facemmo nel 2014. Perché fu un attacco violento. E io ho detto, ma se io scendo in piazza per dei diritti,
fece una persona e una comunità. Lui era riuscito a portare una comunità dietro di sé, una comunità che all'epoca era Partito Democratico, che non era così omogenea, perché c'era sempre qualcuno che diceva: ma come, parliamo dei diritti invece di parlare dell'economia, delle famiglie, del fatto che non si arriva a fine del mese, del fatto che c'è un colletto già all'epoca, del fatto che c'è il licenziamento, del fatto che c'era sempre qualcosa di più importante, come se il fatto che un ragazzo, una ragazza vengono picchiati perché sono gay, non siano fatto prelevare, come se quelle persone non determinassero il PIL del nostro paese, come se quelle persone non andassero a lavorare, non facessero produrre, non facessero crescere economicamente questo paese, come se quando sono in ufficio ce ne occupiamo, poi quando vanno a quest'anno vengono nominati, ma chi se ne frega. Cioè, questo secondo alcuni è la politica. Ivan è riuscito a portare una comunità, trovò una migrazione molto complicata, non avevamo tutti i numeri del mondo, quindi trovavo una migrazione complicata, e invece di dire: beh, abbiamo fatto un piccolo passo perché poi la prossima volta ci sia qualcosa di meglio, lo hanno massacrato con la violenza che io mi ha stupito. Uno, perché per me quei temi che mi erano cari avevano dei volti amichevoli e amorevoli, e quindi pensavo che fossero rappresentanti di come sono loro, i miei amici appunto, che mi hanno portato spesso a dei dibattiti, e quindi per me è stato uno shock scoprire invece quanto ci potrebbe essere della cattiveria a proprio intento. E poi perché non meritava la persona, essendo un'amica, io sono molto protettiva nei confronti degli amici, non meritava il mio amico. E così l'abbiamo fatto per le unioni civili, e così l'abbiamo fatto per la legge dopo di noi. Io mi ricordo che non è sufficiente, tutto non è mai sufficiente, perché intanto abbiamo fatto un più uno. E adesso sulla legge Zan, perché tu non hai citato il nome per tutora, perché io sono meno educata di te, è perché quanto, cioè, e lì chiudo, poi ti lascio la parola, che ho parlato lunga, a me è dispiaciuto questo, sai, in questi anni noi abbiamo dovuto combattere contro le fake news dei populisti e dei sovranisti, le fake news di 5 Stelle che appunto facevano la Lamborghini di Matteo Renzi dicendo è a Ibiza con i soldi nostri, invece era la fabbrica che facevano provare una macchina, le fake news della tira su Matteo Boschi, non tocchiamo questo tasto perché lì c'era la doppia 2-1, giovane, donna, brava e bella, e quindi massacrata molto di più di Renzi. Se voi vedete il tipo di massacro molto più pesante, ed è sempre sotto sfondo sessuale, ovviamente. Oppure quelli di destra che dicevano: non capite che siete italiani, parlate solo di banche, quindi c'erano questi doppi attacchi. Ma quando l'attacco ti viene dal partito che hai aiutato a costituire, e che poi a un certo punto hai abbandonato perché non ti rappresentava più, però insomma ci sono amici e legami ancora forti in quel partito, quanto preferisce, con tutto rispetto, che Lady Gaga faccia una promozione della legge e poi dà a noi la colpa dei numeri mancanti, quando sapevano benissimo che non avevamo, loro non avevano i numeri, non avevano fatto i calcoli, davvero. E a un certo punto qualche cronista attento sente lo sbotto dell'Apollino e dice: ma questi non sanno neanche contare. Quando quindi gli attacchi arrivano da quelli che tu consideri riformisti, che non ti rappresentano più come partito, ma che continui a considerare un partito riformista, allora dici: beh, allora è finita. Cioè, nel senso che la politica, come l'ho conosciuta io, che è la fatica del ragionamento, è veramente finita. Se anche il partito che dovrebbe essere quello che con noi, in maniera diversa, porta avanti il riformismo, cede al populismo, perché cedere a, come dire, la sottile piacere di vedere il proprio nome citato da una famosa cantante hollywoodiana è populismo, eh? Esattamente come i 28 milioni di like su un proprio profilo, perché non è che la politica non deve essere popolare, non è che nessuno decide più amare, ma se tu preferisci, invece di portare a casa una legge che la famosa star citi il tuo nome, e allora è finita la politica. La politica è qualcos'altro. Grazie. A proposito di Zan, mi ricollego subito a questa cosa e faccio a entrambi la stessa domanda.
servano a tutelare qualcuno di specifico. Mi chiedo se a posta di Zan quella legge avesse firmata una persona che non veniva dalla comunità LGBTQ, allora forse ci sarebbe stato il passaggio culturale che facciamo fatica in questo paese a fare. Però io, questo è il motivo per il quale quando fu scelta Monica Cirinnabile nel liceo, io ero molto contento, perché pensavo che una donna etero non sarà schiacciata in questo meccanismo. Però poi lei è diventata parte della comunità più di me, nel senso che poi comunque entra in quel meccanismo. Certo. Però per spiegare, adesso Silvio diceva bene, per spiegare bene il meccanismo, ho un altro episodio da raccontarvi, che è stato per me il momento nel quale io sono mentalmente uscito dal PD. E, era successo, siamo nel 2019, nel luglio, c'era stato un terribile fatto di cronaca, veramente una cosa orribile. Ricordate quanti a Roma, l'omicidio del carabiniere Cerciello Rega, Mario Cerciello Rega, che poi è stato insignito di medaglia d'oro, cioè una persona assolutamente un servitore dello Stato, che era stato ucciso in modo orribile. Che cosa succede però? Che i due presunti colpevoli dell'omicidio vengono tradotti in una stazione dei carabinieri e a un certo punto uno di loro due viene fotografato in una fotografia da dittatura sudamericana, praticamente bendato, ammanettato una sedia, eccetera. Il comandante generale dei carabinieri subito apre l'indagine e dice: questa foto è sbagliata per due ragioni. La prima è che sia stata fatta, la seconda è che sia stata circolata, sia stata distribuita. E i carabinieri, che sono gente seria, prende molto sul serio questa cosa. A questo punto che cosa accade? Che l'allora ministro dell'interno, cioè la più alta carica di pubblica sicurezza del paese, prende questa fotografia, la mette sui suoi social media e scrive: dicono che questa foto è sbagliata, voi che ne pensate? Vi potete immaginare che cosa è uscito di lì sotto, ragazzi? A parte il fatto che anche intellettuali hanno detto che avrebbero dovuto picchiarli, avrebbero dovuto metterli al muro, sparare, uccidere, eccetera. Io sono rimasto veramente esterrefatto e ho detto: ragazzi, qua se il ministro dell'interno dà alle forze di polizia il messaggio che l'autorità politica repubblicana non rispetta il principio dell'habeas corpus, che è il principio per cui il prigioniero, diciamo, il detenuto, è persona sacra, nel senso che in una democrazia un detenuto non si torce un capello. Messina Denaro sta facendo la chemioterapia a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quando è stato arrestato Bernardo Provenzano, Piero Grasso, già presidente del Senato, rilasciò, fece un post su Facebook nel quale Piero Grasso scrisse: io quando interrogai la prima volta Bernardo Provenzano chiesi all'uomo che aveva progettato il mio omicidio di quali medicine avesse bisogno. Questa è la Repubblica Italiana. Se il ministro dell'interno non fa così, noi abbiamo un problema molto grosso, Houston. Quindi succede che proprio un giornalista della Stampa, allora, credo che adesso non sia la Stampa, sia Francesco Bei, mi telefona il giorno dopo e mi dice: ma poi visto che è successo? Dico sì. E lui dice: ma perché non vai a fare un'ispezione a vedere che cosa è successo? E dato che io spesso vado a fare ispezioni nelle carceri, ho detto: guarda, hai ragione, io penso che sia giusto andare a vedere che come che la nostra Repubblica Italiana sia ancora la Repubblica Italiana e che quindi al più efferato dei criminali non sia stato torto un capello, anche perché già l'ambasciata americana aveva cominciato a dire che voleva riportarsi negli Stati Uniti per processare lì. Quindi io prendo e vado a fare questa ispezione. Ho anche parlato con ragazzi, li ho trovati in buone condizioni, ho trovato soprattutto che la polizia penitenziaria stesse facendo come al solito un grande lavoro, con pochi mezzi, fanno una vita difficilissima anche loro, e quindi sono uscito dicendo che tutto andava bene e che le cose erano, che la Repubblica Italiana era ancora.
dice: hai fatto arrabbiare Salvini. Non mi ha detto arrabbiarlo. Io apro il mio telefono e trovo tipo 6.000 messaggi, 6.000 commenti, il mio messenger pieno di robe, la mia mail. Non vi potete immaginare. E da quel momento siamo arrivati a numeri che si contavano in centinaia di migliaia di messaggi. Allora, il giorno dopo, la mattina dopo, mentre c'era tutto questo cancan, i giornalisti chiedono al segretario del mio partito, Nicola Zingaretti, che cosa pensasse del fatto che io andavo a fare l'istituzione. E Nicola Zingaretti dice: noi non c'entriamo niente, è stata un'iniziativa personale di scappato dalla quale ci dissociamo. Dopodiché, dicono a uno dei miei colleghi, che io stimo molto, quale voglio anche bene, il mio concittadino che si chiama Emanuele Fiano, disse di fare la requisitoria staliniana del ripudio, diciamo, del parlamentare che era sbagliato. Per cui Emanuele Fiano scrive una cosa che è stata la cosa dalla cui io in quel momento sono uscito dal PD. Fiano scrive: io capisco la buona fede di Mascalfarotto, perché Ivan è una persona di buona fede, crede nelle cose che fa, ma Ivan ha profondamente sbagliato, perché in questo momento il Partito Democratico ha bisogno di una profonda sintonia con il sentimento popolare. Io ho letto questa cosa, l'ho letta 6 volte, profonda sintonia con il sentimento popolare. Un'altra con lì, e appunto potevo telefonare
E quindi racconto un po' della guerra delle danze, non è, ne pare abbastanza la prima, perché è stata proprio un'esperienza fantastica. E quindi quando sono tornato quella cosa si era ovviamente abbastanza stemperata, e poi successe la cosa del patente, perché è successa per il 15 di agosto di quell'anno lì. E quindi io, che quando poi ero tornato a Seul avevo scritto una lettera lunghissima, una spatafiata infinita, per spiegare a Renzi che lasciavo il PD, che me ne sarei andato sul ministro perché non potevo sopportare l'onda di quello che era successo, poi in realtà è caduto il governo, e quindi poi siamo usciti qualche settimana dopo. Però se devo dire il momento in cui sono andato via di lì, è stato proprio quando, come diceva Silvia, mi sono reso conto che quella, che il comunismo aveva in fondo inoculato il suo veleno anche dentro un posto dove io mi aspettavo di non trovarlo, speravo di non trovarlo mai. C'è una... Silvia, vuoi intervenire? C'è un'altra cosa che io ho trovato affascinante, mi sono anche divertita, e a proposito di PD, dobbiamo dire, è il racconto che tu fai del momento in cui sei entrato nel partito, no? Perché eri giovane, troppo giovane, cioè, no, perché c'è questo paradosso in Italia, no? Per cui siamo tutti ancora molto giovani, perché quel partito in particolare, ma parliamo di quel partito, ma parliamo di tutte le istituzioni, degli uffici, dei posti di lavoro di questo paese, fanno fatica a credere che un giovane possa fare le cose, no? Tu lo racconti molto bene. Allora, prima domanda, se questo è cambiato, se secondo te il tuo ingresso doveva servire anche a rompere questa idea, a provare a romperla. Due, perché secondo te, secondo voi, in Italia esperienza è sinonimo di vecchiaia e vecchiaia è competenza? Ma allora, diciamo che secondo me le cose sono cambiate negli ultimi tempi. E quando io, diciamo, il mio ingresso in politica è avvenuto in modo abbastanza hollywoodiano, infatti appunto è una delle cose che racconto perché è una roba abbastanza piuttosto incredibile. Nel senso che io stavo a Londra, vivevo lì, facevo un lavoro normale, facevo dirigente di una banca internazionale, mi occupavo di tutt'altro, come più pensavo. Però, come succede spesso in Italia all'estero, noi mi incontravo con un gruppo di italiani perché poi il, come dire, l'affetto per la madre patria, soprattutto quando sei lontano, perché quando sei lontano sei veramente italiano, perché quando sei italiano per gli italiani, il tuo essere italiano in realtà non te ne accorgi. Quando sei l'unico italiano in ufficio, tu sei l'italiano, quindi alla fine la tua italianità diventa una caratteristica qualificante della tua persona. Poi la lontanità è più bella. Sì, è comunque casa, è comunque no, sì. E allora ho creato questo piccolo circolo di libertà e giustizia, che era un'associazione dell'epoca dei Girotondi, quella di Sandra Bonzanti, e Zagrebeschi, che ci vedevamo per fare un po' di chiacchiere sull'Italia, quindi mangiavamo delle cosine, bevevamo un po' di vino, specialmente senza bere, quindi era previsto così. E un giorno arrivò questo giovane, che poi adesso è diventato uno conosciuto perché era una persona molto intelligente, ha fatto una bella strada, si chiama Marco Simoni, che aveva 27 anni all'epoca, studiava alla London School of Economics, faceva un PhD in scienze politiche, e dice: ragazzi, ma voi avete visto cosa è successo? Che cosa? Hanno fatto il regolamento delle primarie, erano le primissime primarie per i Prodi. C'era stato Prodi, che aveva fatto il Presidente del Consiglio 10 anni prima, e 10 anni dopo gli avevano richiesto di fare il Presidente del Consiglio, lui che avevano fregato 10 anni prima, ha detto: no, ma io non posso essere scelto dalla segreteria dei partiti, se no fate come 10 anni fa, che io divento il Presidente del Consiglio, poi mi togliete la sede di sotto, io voglio essere legittimato dal voto popolare. Ci vogliono delle primarie, come in America, e quindi si fece queste primarie. Ovviamente a un certo punto arrivò con questo Bertinotti, che disse: beh, ma si è mai visto un'elezione con un solo candidato? Io ti voglio dare una mano, Romano, io adesso mi candido e adesso con due candidati legittimiamo il meccanismo delle primarie. Allora Corrado Sanchez disse: no, meglio 3, e allora Di Pietro 4, e Mastella 5. E quindi arrivò questo Marco Simoni e disse: hanno fatto questo regolamento, e lo sapete che ci vuole per candidarsi alle primarie? E no, nessuno verrà il regolamento, abbiamo altre cose da fare. E lui disse: bastano 10.000 firme e essere cittadini italiani. 10.000 firme, Marco, dico: sono un sacco. No, disse Marco, disse: 10.000 firme sono pochissime, perché sono 1.000 italiani che cercano 10 firme. Questi, disse,
fallo tu. No, 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 io non lo posso fare io, guarda, io ho 27 anni, secondo me, davanti a tutti, secondo me lo deve fare lui, io. Ma detto, ragazzi, siete impazziti, io ho un lavoro, cioè, non esiste proprio. No, 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 Ivan, tu lo devi fare, perché tu hai detto, giusto, stavo per fare 40 anni, poi tu lavori per una multinazionale, tutti sanno che non è che uno fa carriera alla multinazionale perché è nipote del vescovo o perché è amico del parlamentare, se da una persona vuol dire che sei bravo, non possono pensare che tu sia un freak, non un fuori di testa, dobbiamo fare così. Io disse, a me mi sembra una scemenza, lasciate stare. Dopodiché, io dice, no, ma lui mi disse una cosa, disse, se non ti fidi di me, parliamone con qualcuno di cui ti fidi, perché sono un giovane, non sono stupido. Qualche mese prima, con questo circolo di Libertà e Giustizia, dato che Libertà e Giustizia era presieduto da Sandra Bonzani, che era stata la direttrice del Tirreno, e noi allora nel circolo avevamo un ex direttore del Tirreno che era andato a Londra per seguire sua moglie, avevamo chiamato Concita De Gregori per fare una conferenza, quindi chiamavamo Stati Gregori per dire se ne sembrava una buona idea oppure no. Quando la chiamavamo per dirgli, allora gli disse, ma è fantastica, quindi ne parlo in redazione. In questo modo ed è
che è giusto, per carità, perché abbiamo una popolazione che emerge, quindi è una cosa fondamentale, però tutte le statistiche ci dicono che la parte di paese povera è soprattutto la parte dei giovani, spesso gli anziani, i pensionati mantengono i loro figli, i figli dei loro figli, e questo è un problema drammatico, vuol dire che abbiamo, diciamo, in un certo senso, un tempo a 40 anni, nel 2005 a 40 anni era veramente un ragazzino, oggi puoi essere anche il ministro degli esteri, come è successo, però né questo ci ha assicurato di avere un buon ministro degli esteri, perché aveva meno di 40 anni, e né ci ha assicurato che quei governi fatti di persone giovani poi si siano occupati di questioni giovanili. Silvia, secondo te questa trascuratezza è figlia soltanto del fatto che poi di fondo in Italia i giovani sono in minoranza? Quello che mi ha colpito è che queste elezioni, e per carità per il terzo polo sono state l'inizio, spero, di un nuovo cammino, ha chiesto ai giovani votare noi. E questo mi ha fatto molto piacere, perché evidentemente alcuni messaggi che noi abbiamo dato a loro si occupavano veramente di loro, tanto vero che per subito non farci subito gioire di questa notizia, abbiamo detto ma abbiamo votato i bocconiani, come se i bocconiani non fossero giovani, fossero dei finti vecchi, no? Dei finti giovani che in realtà hanno 80 anni. Ed è ovvio che le aspettative dei giovani aumentano con una formazione culturale più alta, perché vogliono partecipare di più alla vita del paese, e noi siamo pieni di giovani che vengono alle nostre iniziative. Cos'è che secondo me non li affascina? Tre cose: un linguaggio che spesso non comprendono, una forma burocratica che spesso non comprendono, due, il fatto che effettivamente è vero, la politica preferisce delle fasce di quelle che secondo loro vanno a votare, e visto che tutte le statistiche dicono che i giovani non ci vanno, ce ne occupiamo di meno. E in terzo luogo, che la politica è una politica che si occupa tendenzialmente di uomini adulti, tranne rare eccezioni. Io temo che questa ondata di giovani che c'è stata anche in parte per i 5 Stelle, dobbiamo anche dirlo, per le parlamentari del PD che fecero entrare molti giovani in quell'occasione, io stessa entrai in questo modo, ero giovanissima, avevo già 40 anni, ma rispetto al percorso che una segreteria nazionale e regionale decideva di fare per te, era comunque a pregare i tempi. E anche Matteo Renzi, con la sua ascesa in campo con le primarie contro Bersani, ha accelerato l'ingresso dei giovani. Il governo Renzi era fatto di tante donne, anche di un'età media più bassa rispetto al precedente. Però quello che ha dimostrato, il racconto anche che faceva Ivan, non soltanto su Di Maio, ma su molti colleghi che sono nati lì, all'improvviso, è che se tu non hai una formazione dietro che ti consente di non farti portare via dai bravissimi funzionari, però che hanno come missione quella della sopravvivenza dello status quo, per cui non arriverà mai lo tsunami, quindi tranquillizzo se quando poi ci sono tutte noi titoli che voi che fate, adesso arriva la fine del mondo, no, perché per fortuna ci sono delle sovrastrutture che poi imprigionano tutto. Io mi ricordo quando Fico fece il discorso della scatola di tonno, perché non è che la fece un altro, fece quello che poi è diventato presidente della Camera con la scatola di tonno, e poi quando è diventato presidente della Camera era uno spettacolo come presidente, perché evidentemente il tonno si era mangiato, perché era più conservatore che conservatore. In fondo Casini sembrava un ragazzino quando aveva fatto effetto a Fico, quindi per dimostrare che quando poi tu hai delle idee ma non hai la per portare avanti, come vieni portato via. Per questo che io dico sempre a chi decide di fare un percorso politico, che la passione è una cosa molto importante, la freschezza è una cosa molto importante, ma non si rimarrà giovani in eterno, e che quindi ci deve essere una struttura forte. Io ho avuto la fortuna di avere ancora un partito più o meno strutturato, perché io mi iscrissi a DS più o meno in maniera complessa come Ivan, non perché qualcuno me lo disse, ma io ero in azienda, facevo caso di azienda, un'azienda.
Italia. Io decisi di non sembrare una di loro, e per non sembrare una di loro, 2001, quindi avrebbe vinto Berlusconi contro Rutelli, andai e, visto che non vedevano una 29enne da 250 anni, quel circolo dei DS, mi sono praticata in circoscrizione, e io dissi sì, non sapendo neanche poco che cos'era la circoscrizione, allora sì, metto il mio nome e mi metteranno in fondo alla lista. Invece poi scoprì che ero testa di lista e ti fui votata soprattutto, cioè io mi sono chiesta perché non feci campagna per me, e poi scoprì che in realtà la fecero i miei genitori, oggi 4 anni che è morto mio padre. Io fui eletta perché ero figlia di Bruno, che era un operaio che viveva in Zaringotto, perché aveva aiutato un sacco di persone, perché sapeva fare un sacco di cose, e quindi era detto che il voto per me sono passati, in quanto figlia di Bruno è stata la più bella elezione, posso dirla, perché come dire, è dovuta a una persona che ho molto amato, che aveva un bellissimo carattere. Però quando io ho cominciato a intervenire nelle sezioni un po', dicevano, ma come intervieni un tempo prima di intervenire una sezione se dovevi aspettare 2 anni, io dopo il primo giorno subito ho preso la parola, ho fatto il mio pistolotto con tutti che mi guardavano un po' che parla, e infatti mi disse, mi piace quel linguaggio che mi assomiglia molto a Rutelli, che per me non era un complimento di fare. Io sono tornato a casa con Rutelli qualche anno, non capita, quindi forse mi ha lavorato tutta la mia vita politicamente. Alla terza volta che facevo un intervento estemporaneo, un compagno di quei 6 storici che purtroppo è mancato mi disse, è la terza volta che parli e dici cose molto carine, ma molto leggere. Guarda che non resterai giovane per sempre. O tu decidi di venire qua dopo aver studiato l'ordine del giorno della riunione della sezione, o temo che non farai molta strada. Io rimasi mortificatissima di questa cosa, cioè ho detto, Dio, che figura, cioè, ma ho parlato così male. No, non hai parlato male, è che non ti sei informata come loro. Io, senti, mi sono leggevo 50 giornali, continuavo a lavorare, facevo 500 cose. Però questo mi fu, all'inizio fu una sberra, che riduce ancora. Poi capì che effettivamente aveva fatto per il mio bene, che non si rimaneva giovani, freschi, carini, che non bastava quello per essere credibili, che dovevi essere profonda, dovevi, hai deciso di fare la sezione e allora studiare anche l'ordine del giorno della sezione, che non era meno importante della riunione, del lavoro che avevi fatto, perché visto che non era un lavoro del medico di iscriverti in sezione e essere candidato in circoscrizione e di andare avanti, hai deciso di fare tu, o lo facevi bene o non lo facevi. E questa è stata per me una lezione fondamentale per poi, quando sono raggiunto il Parlamento, essere emozionatissima, perché mai avrei pensato di essere lì, di arrivare fino lì, ed ero veramente emozionata per il ruolo che dovevo assumere, cioè fare leggi, perché studiando legge come me poi è ancora più bello. E io ho capito che in fondo devi essere sempre molto preparato, prendere sempre molto sul serio anche una cosa che apparentemente non ti sembra seria, come una riunione di un circolo, perché poi non si sa mai nella vita cosa può portare. E quando ho visto i giovani ragazzi usciti, alcuni dalle parlamentari, i nostri erano abbastanza strutturati perché spesso venivano da realtà comunali, provinciali, regionali, con giovani esperienze, ma soprattutto i ragazzi dei 5 Stelle, essere lì, un po' estraniante, posso dire che era estraniante anche per chi aveva, chi era più grande e chi aveva già avuto un'esperienza lavorativa di cose più importanti, perché sei tantissimi, perché è enorme, perché ci sono dei regolamenti, perché veramente i funzionari sono bravi e spesso tendono a portarti via. Allora quello che dico è, giovani, fate la politica, è una cosa bellissima, ma fatela sapendo che per farla dovrete dare 150% di voi stessi, perché altrimenti finirete per essere lì e non incidere, finirete per essere lì e portati via, finirete per essere lì e poi si dirà, ci siete stati lì, ci è successo qualcosa di diverso per noi. Per questo che poi la realtà che noi abbiamo vissuto dei 1000 giorni di Matteo, noi siamo innamorati di quei 1000 giorni, ma siamo innamorati non perché siamo nostalgici, abbiamo una malattia che è la nostalgia, forse anche per questo, perché facevamo talmente tante cose, ma talmente tante cose che non c'era tempo, che non c'era tempo, che finivi una cosa e iniziavi un'altra, ed era a
360 gradi. Abbiamo fatto dopo di noi le unioni civili, abbiamo una buona scuola, abbiamo riformato la sanità, certo, il terzo settore. Abbiamo fatto di tutto, poi alcune cose sono state concepite e percepite dall'elettorato, altre no. Ma l'energia che ci aveva dato questi 1000 giorni, l'insegnamento che ci ha dato questi 1000 giorni, che ogni parlamentare doveva fare qualcosa, e chi non voleva essere partecipe della squadra era una foglia morta, un peso, che tutti dovevano lavorare, tutti potevano, eravamo il più grande gruppo grazie alla legge elettorale, eravamo 314, metà Parlamento, tutti avevano la possibilità di incidere, ovviamente se volevano. E questa comunità in un certo senso ha fatto storia, nel senso che ha dimostrato che si può cambiare il paese. Poi spesso il paese non vuole essere cambiato o non abbiamo comunicato bene come doveva essere questo cambiamento. Però ancora oggi ci si riconosce che nel bene e nel male noi siamo stati una speranza. E nessun altro poi dopo è stato percepito così. Gli altri sono stati percepiti come rottura e protesta, che non è speranza, perché rottura e protesta è un'altra cosa. E allora i giovani devono fare politica, devono farlo sapendo che è un lavoro, che non è un hobby, non vanno a paddle, non vanno a ginnastica, fanno una cosa pesantissima, perché a loro poi viene chiesto ancora di più. Cioè, banalmente, come dicevi tu, non è che non è un paese per giovani, questo è un paese strano, non è né per giovani né per vecchi, perché quando uno vuole una malattia ed è fine della sua vita, scopri che viene considerato un numero, e quando all'inizio del suo percorso è sempre troppo giovane per poter essere lui il protagonista. Per questo io ringrazio Matteo Renzi per aver detto no, decido io se sono giovane, sono vecchio, partecipo io e sfido io il sistema, come ha fatto Iman, con meno possibilità, perché appunto Matteo era già un personaggio politico e Iman invece appunto l'ha raccontato in questo modo. Non dite, è un consiglio che ho sempre dato e nessuno mi ha mai detto cosa dovevo fare, alle persone che vogliono osare, osate, non abbiate paura, non fatevi dire, e se qualcuno vi dice di no, non vi fermate di no, andate avanti, perché ogni occasione è veramente persa, e se io posso incidere, e ho inciso con delle battaglie, io ho portato la legge sulle lobby che non è andata a buon fine, ma ancora adesso mi chiamano per chiedere sull'argomento, perché in Italia non si riesce a fare una legge sulle lobby e perché questo è ancora un argomento tabù. Le mie battaglie le ho portate a casa, Ivan le sue le ha portate a casa con sofferenza, con dolore, con mediazione, con tutto quello che sappiamo, però poi alla fine possiamo dire che abbiamo inciso, perché nessuno mai ci ha potuto dire di no. E chiudo veramente il grande merito di Matteo Renzi, che non viene mai percepito, che è molto meno persona che sta sul collo di quanto viene descritto. Cioè, io all'inizio, quando nel 2013 entro in Parlamento, sono l'unica renziana dell'ufficio di presidenza del Partito Democratico e mi sentivo il dovere all'inizio di mandare il messaggino, cioè abbiamo fatto una riunione, mi hanno detto questo, gli ho detto questo, al terzo messaggino mi rimane, fanno sì, guarda che non vai avanti così, cioè che a me non mi frega niente, cioè tu sei lì, rappresenti te stesso, senti chi. Ecco, noi ci sentiamo liberi, noi presentiamo i progetti di legge chiedendo prima permesso, cioè presentiamo i progetti di legge che ci rappresentano, facciamo le battaglie che ci rappresentano, e lui non ci ha mai detto no, non lo puoi fare, non lo puoi andare in carcere, non lo puoi presentare la legge sulle lobby, anzi, fondamentalmente ci dice grazie che l'avete fatto, perché ci avete pensato voi, io non ci ho pensato, grazie perché mi avete lasciato. Quindi alla fine mi piacerebbe, alla fine di questo libro, che percepiste che noi siamo una comunità un po' più carina, come ci descrivono, un po' meno adepti, tipo no, testimoni di Geova o quant'altro, ma siamo esseri pensanti che abbiamo deciso di seguire un ideale che viene rappresentato da una figura in questo momento che è Matteo Renzi, ma che se non ci fosse Matteo Renzi non è che noi saremmo in un'altra parte, saremmo sempre noi insieme a lottare per un modo di fare politica che ci ha reso, prima che ancora compagni di viaggio, amici, per cui c'è una comunità di persone che si protegge, che sta vicino
sia così, lui lo descrive e ha avuto la forza di descrivere 414 pagine con i ringraziamenti, sì. Lo finisci con i ringraziamenti, però fa parte di un modo di intendere la politica e secondo me la cosa bella di questo libro che vi consiglio di prendere spunto dal coraggio, non c'è mai qualcuno che ti può dire non è il tuo momento, sei tu che dici qual è il tuo momento e lo devi decidere sempre. Personale e politico, ma il privato non è.
Io racconto nel libro a un certo punto, è la prima volta che ho visto Giuseppe Conte entrare nella Camera dei Deputati da Presidente del Consiglio. E io ho pensato, questo è completamente matto. Perché prendersi la vita di 60 milioni di italiani senza essere mai entrato in un consiglio di quartiere prima? Cioè, vi dico sinceramente, quando vi hanno detto che mi avrebbero dato la responsabilità di tutto il commercio estero italiano, quest'anno abbiamo fatto 600 miliardi di esportazioni, io non ho dormito una settimana. E non ho dormito una settimana, essendo stato per 15 anni dirigente di una banca internazionale, avendo vissuto 4 anni a Londra, 4 anni a Mosca, avendo fatto business internazionale, ma una cosa è fare dirigente d'azienda, una cosa è che ti dicono tutto il tessile italiano, tutto l'agrifood, tutto la responsabilità è tua, mia. Io mi giravo di notte, Federico, a cui lo può testimoniare, perché ero terrorizzato, ero molto preoccupato. Ma oggi, se mi telefonassero e mi dicessero, per fortuna a Quirinale abbiamo un uomo di buon senso, quindi non succederà, Scalfarotto, fa lei il Presidente del Consiglio, io direi, ragazzi, ma io non ho mai fatto il Ministro in vita mia, sono mai entrato in Consiglio dei Ministri, mi voleva fare il Presidente del Consiglio, ma manco per idea. Pensate a entrare alla Camera dei Deputati, mai entrato prima, e andarsi a sedere al posto che fu di Aldo Moro, di Giovanni Spadolini, di Benito Mussolini. Cioè, lì dentro si è fatta la storia d'Italia. Guardate, prima Silvio diceva quanto intimorisce l'aula. Alzarsi la prima volta che parli in aula, ti trema tutto, ti si appiccica la bocca, perché è un luogo che abbiamo visto nei libri di storia. Potrei fare di quest'aula un grigio di Marco di Manipoli, no? E sotto il sequestro Moro, no? E tu sei lì e dici, chissà se qua stava seduto già con Matteo, no? E ti senti così. Allora, come fai quando stai lì a non pensare che là tu sei in figura di l'unghia dei piedi di Giacomo Matteotti, ma stai lì? E come fai a non renderti conto che hai appunto le speranze, la vita di gente che non conosci, che ha condizioni di vita differenti, ma che le tue decisioni incidono sulla vita di quelle persone? È una responsabilità enorme, quindi non puoi non farla, secondo me, se sei in buona fede, penso io. Allora, quando a un certo punto, quando ho deciso di fare lo sciopero della fame, è successo perché a un certo punto, durante il governo Renzi, io ero sottosegretario di Maria del Boschi, quindi mi occupavo di riforme, di rapporti col Parlamento, cominciò a scrivermi un ragazzo, un uomo che non sapevo chi fu, non conoscevo, che si chiamava Cesare, e mi raccontò di questa sua storia, che aveva questo compagno con quale mi stava da 50 anni, che aveva questa malattia importante, e che lui lo stava seguendo, ma che non aveva i permessi della legge 104, che aveva esaurito le ferie, che c'era una serie di difficoltà e che loro erano molto preoccupati. E che cosa se pensava che noi saremmo stati in grado di dare loro dei diritti? E gli dissi, guarda, io sono sicuro, perché ne sono proprio sicuro, ti assicuro che questa cosa la facciamo. E quindi lui di tanto in tanto mi scriveva. E io gli dicevo, guarda, ci sono un sacco di ostacoli, un sacco di resistenze, noi cerchiamo di rappresentare il cambiamento, ma ovviamente il cambiamento incontra anche chi resiste, e quindi questa cosa la faremo. Poi non è scritto per un po', e poi un giorno torna a casa e lui mi scrive, il mio compagno è morto, io aspettavo che tu facessi qualcosa e non hai fatto niente, e ora io sono qui a casa e lui non c'è più. E io mi sono sentito piccolo, 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 e ho detto, ma io qua che ci sto a fare? Se sono un parlamentare, sono un uomo di governo, e lo sapevo che questo stava morendo, ho fatto capire l'urgenza ai miei, e
sarà moltiplicato per tutti noi, perché tutti voi avete lo stesso peso che ho io, quindi non lo faccio per suddividere il peso. Però non abbiamo più tempo, lo dobbiamo fare subito, basta, perché in politica è raro che qualcuno dica questa cosa non la voglio fare. Di solito si dice sì sì, facciamola dopo, però questo è il modo giusto per non fare le cose rimandate. E quindi io ci ho pensato in tutto il fine settimana con questo contorcimento di budella che non sapevo, è come se l'avessi quasi ammazzato io, non so come dire. E ho detto, io adesso devo creare un'urgenza. Se non ci sono riuscito finora, adesso proprio il motivo. Tanto che noi abbiamo nel gruppo Roberto Giachetti, ex radicale, che ha fatto degli scioperi della fame di shopping. Ha fatto gli scioperi lunghissimi per cose tipo cambiare la legge elettorale, cosa che io rispetto moltissimo, però mi sono detto, se Roberto non mangia per 86 giorni per cambiare la legge elettorale, io che ho questo problema che mi sembrava forse sbagliato, un po' più urgente per le mie esigenze per la legge elettorale, che pure era urgente, ho detto adesso io smetto di mangiare. E quindi, non avendo mai fatto questa cosa, non l'ho detto subito ai giornali, ho fatto proviamo 2 o 3 giorni, vediamo come va. Quando al terzo giorno ho detto, vabbè, forse ce la faccio, ho parlato, non mi ricordo, forse con Alfredo De Marchis, e è uscito questo articolo che diceva che mi sarei messo una sciopera a fare. E quindi la mattina dopo, appena alle 6, esco in giornale, perché per parlare con me si deve parlare più o meno a quell'ora, quindi comodo, solo il telefono del Presidente del Consiglio in quel momento, che mi dice, smetti immediatamente di fare questa cosa. Io ho detto, guarda Matteo, io questa cosa devo fare perché altrimenti io ho bisogno di darti. Lui ha detto, ma non ti mettere a giocare con i digiuni, perché io sono cattolico, guarda che se tutte le suorine di tutti i conventi si mettono a fare il digiuno contro di te, quelle sono capaci di tutto. Io ho detto, Matteo, non fare niente, lasciamo stare le suorine, però se io ho bisogno che la prossima volta che uno ti dice sì sì Matteo, ma facciamolo dopo la legge di bilancio, tu devi avere una scusa per dire, no guarda, stavolta dobbiamo proprio fare perché sta rotto se non si rimette a mangiare. Ma io ho bisogno di darti uno strumento per rispondere a chi dilaziona. E quindi credo di non aver mangiato per 23 giorni. Fin quando lui mi ha mangiato, sì, perché noi mangiamo, però servì diciamo anche a quello. E quindi però la legge si è fatta, nel senso che io ho preso a mangiare quando Renzi mi ha assicurato un timeline. Cioè mi ha detto, si farà in questi tempi, così, così, così. Io gli dissi che se lui non avesse rispettato questo cronoprogramma, io avrei sarei tornato sciopero della fame, però la legge si è fatta. E avrei potuto risparmiarmi, io non credo. Un altro momento di così è stato quando abbiamo deciso di far cadere Conte, perché il paese non voleva, il paese era terrorizzato del fatto che in piena pandemia noi facessimo cadere il governo, e noi lo siamo spesso raccontato con Silvia, sì, abbiamo perso amici personali, gente che ci ha detto di tutto, poi io ero uno dei tre che ho materialmente firmato la lettera di dimissioni, e non vi posso dire anche lì con che peso sul cuore, perché poi negli anni mi sono detto, ma quali sono le firme importanti che ho messo in vita mia? Quella del verbale della laurea, quella dell'unione civile con Federico e questa della caduta del governo. Però questa qui, diciamo, mentre la mia laurea era la mia unione civile era la mia, questa cosa aveva un'altra efficacia, diciamo, piuttosto ampia. Però lì, prima di tutto, io mi sono detto, vedete, il momento in cui abbiamo capito che io ho capito
questi anni. Le nostre istituzioni sono dietro durante la giornata di lavoro.